Buona giornata e ben ritrovati in diretta con l'informazione di TV12. In primo piano la cronaca con nuovi episodi di danneggiamenti e violenze in città Udine. Partiamo dall'episodio registrato in piazza Primo Maggio, dove è stata sfondata una delle casse automatiche del parcheggio. Verso le 2:40 di stanotte la centrale operativa del corpo Vigili Notturni ha notato dalle immagini della videosorveglianza due persone che stavano utilizzando una mazza da cantiere e stavano tentando di aprire proprio la cassa. Molto probabilmente disturbati dall'arrivo tempestivo di una delle pattuglie, i due soggetti si sono dati alla fuga senza riuscire a portare via nulla, procurando solamente danni al dispositivo per i pagamenti. Sul posto è intervenuto anche l'equipaggio di una delle squadre volanti della questura cittadina. Violento episodio poi nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 16, all'esterno del supermercato Prix di via Leopardi, vicino alla stazione degli autobus. Con un uomo vestito di scuro, un cappuccio in testa, che ha afferrato una delle bottiglie di alcolici all'interno del supermercato ed è scappato senza pagare. L'ha detto la sicurezza, lo ha rincorso e c'è stata una colluttazione. Il fuggitivo ha colpito più volte lo stesso addetto della sicurezza con pugni e sberle. L'uomo è poi stato soccorso da un'ambulanza, mentre il ladro è riuscito ad allontanarsi e a far perdere le sue tracce. Sull'accaduto indagano gli agenti della polizia locale che sono intervenuti e che ora stanno analizzando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. Tra l'altro, mentre vi stiamo parlando, sta per incominciare in questura Udine la conferenza stampa di presentazione del nuovo portavoce della questura friulana e non appena avremo proprio le sue prime parole ve lo proporremo live con la nostra Monica Nardini in collegamento in esterna. Continuando con la cronaca, lutto nella comunità di Manzano, dove ieri è venuto a mancare un noto personaggio del paese, Nicola Cencig, 65 anni, ex imprenditore vitivinicolo della zona e gestore, assieme al fratello Mauro, dell'omonimo agriturismo per oltre 30 anni. L'uomo, attorno alle 16:30 di ieri, ha accusato un malore mentre si trovava nella zona di via della stazione, proprio a Manzano. Caduto, nonostante una ferita alla testa, i primi rilievi parlano appunto di caduta a seguito di un malore improvviso. Sul posto i sanitari del 118 hanno provato a salvargli la vita, ma non c'è stato nulla da fare. 65 anni, ex vignaiolo, aveva gestito appunto assieme al fratello l'agriturismo Cencig in via Sottomonte. Era stato uno dei soci fondatori del comitato Borg Foran. Appassionato di calcio, aveva prima seguito la Manzanese e poi la squadra della Santa Maria la Longa, il Santa Maria. Era anche nel gruppo Alpini di Cernegląs. Lascia un figlio residente in Svizzera e altri due fratelli, Bruna e Manuela. A proposito di mezzi sanitari, giornata di presentazione ieri nella sede della Protezione Civile a Palmanova per ulteriori mezzi messi a disposizione dell'azienda sanitaria Friuli Centrale. Presente l'assessore alla salute Riccardo Riccardi. Consegniamo due mezzi, un'auto medica e un'ambulanza a beneficio del nostro sistema dell'emergenza-urgenza, che è il frutto della generosità dei cittadini in questa regione che hanno contribuito nel conto corrente in tempi di Covid aperto dalla Protezione Civile a fare delle donazioni importanti. Questi, come ripeto, sono i primi due mezzi e altre due ambulanze. Arriveranno all'azienda Giuliana Osantina e altre due ambulanze arriveranno all'azienda del Friuli Occidentale. Quindi completiamo l'utilizzo delle risorse che sono arrivate, ripeto, grazie alla generosità della nostra gente a beneficio di un sistema d'emergenza che potrà contare su strumenti che potranno migliorare la nostra capacità di assistenza alle persone. Disagi lungo la linea ferroviaria Trieste-Monfalcone nella giornata di oggi, attorno alle 6 di mattina, lungo la tratta Trieste-Venezia, la segnalazione di un guasto agli impianti tra le stazioni proprio di Trieste e Monfalcone. I treni in partenza e in arrivo dal capoluogo regionale hanno subito ritardi. Un convoglio programmato in partenza poco prima delle 7 è stato cancellato. Secondo le informazioni sul traffico diffuse da Trenitalia, la circolazione è stata rallentata per un guasto ad un passaggio a livello al bivio di Aurisina ed è stato richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione. I treni regionali, ha informato la stessa Trenitalia, possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 20 minuti e subire delle limitazioni al percorso. Parliamo ora di scuole. Se ne è discusso ieri in Consiglio regionale sul nuovo piano di dimensionamento scolastico del Friuli Venezia Giulia, presentato dall'assessore all'istruzione Alessia Rosolen, con il dibattito in aula che ha visto le posizioni diversificate da parte degli esponenti dell'opposizione e della maggioranza. Andiamo ad ascoltarli.
Credo che da chi è venuto a raccontarci, sindacati, studenti, professori, professionisti, emerge una preoccupazione, cioè che le direttive romane vadano a comprimere l'autonomia della regione e a creare delle distorsioni sul territorio. Abbiamo detto all'assessore Rosolen che, come altre regioni, avremmo voluto anche il Friuli Venezia Giulia più coraggioso. L'Emilia-Romagna ha fatto un ricorso al TAR, noi siamo disponibili a dare una mano. Però vogliamo che l'autonomia di cui tante volte ci si riempie la bocca sia reale. I nostri ragazzi, le nostre famiglie, le nostre scuole se lo meritano. Tutti i portatori di interesse, sindacati, rappresentanti dei presidi e chiaramente anche le associazioni studentesche hanno manifestato fortissime preoccupazioni e la richiesta all'assessore di fare opposizione a questo decreto del Ministero che vuole ridurre le autonomie. E la risposta che abbiamo ricevuto da parte dell'assessore è che non l'ha vissuta come un'imposizione, ma che era assolutamente d'accordo. Ma ridurre le autonomie vuol dire ridurre la democrazia, anche la rappresentanza democratica nel sistema scolastico, perché ridurre le autonomie non vuol dire soltanto ridurre i presidi, vuol dire ridurre i consigli di istituto, vuol dire ridurre il numero dei piani dell'offerta formativa, vuol dire appunto ridimensionare l'intero sistema della scuola. L'assessore Rosolen ha chiuso la commissione chiudendo degli argomenti che si erano anche un po' persi durante tutto il dibattito. Si è stato detto il tutto, il contrario di tutto, e tutti hanno portato ovviamente la propria voce, il proprio pensiero. Ma il vero ragionamento l'ha fatto, di chiusura, l'assessore Rosolen, che è uno dei migliori assessori che abbiamo, e questo lo dico con estrema franchezza, e che gli è riconosciuto da tutti, con meno 6.000 bambini in Friuli Venezia Giulia, noi non possiamo pensare che il tutto rimanga invariato. Quindi servizi sempre. La Regione mette a disposizione, perché vuole mettere a disposizione delle famiglie una serie di servizi prima, dopo, durante e per aiutare tutti gli istituti comprensivi. Su questo la Regione è sul pezzo e continuerà a fare quello che ha sempre fatto in questi anni. Siamo pronti ora ad andare live nella sede della Questura di Udine in Viale Venezia proprio per proporvi le parole del Questore D'Agostino in questa presentazione del nuovo portavoce degli uffici friulani della Questura. Ascoltiamo. Sovente, anche con incontri dedicati, non sono andati a buon fine, questo quindi è un punto, diciamo, di soddisfazione. Quindi tutti e cinque gli anziani hanno avuto la prontezza di comprendere che si trattava di tentativi di truffa. Vi ringrazio e buon lavoro. Rapida conferenza stampa, con le parole del questore che stava, spiegando proprio degli interventi relativi agli ultimi casi di truffa e danni, di anziani in, territorio friulano. Ricordate, sono tante le segnalazioni che abbiamo ricevuto e i fatti di cronaca che abbiamo registrato proprio su questo fronte. Sono i soliti consigli da parte della questura. Nel non cadere nel tranello di telefonate di finti avvocati o di finti, parenti che poi, si presentano ai domicili, soprattutto delle persone anziane, per cercare, di asportare denaro in contante, valori monili, eccetera. Sta parlando, il nuovo portavoce della Questura, che è stato presentato, l'avete visto poco fa vicino accanto al Questore. Si tratta di Alessandro De Ruosi, già, alla guida della Polizia Stradale di Udine. Proviamo ad ascoltare anche le sue parole. C'è lui, l'avete già scoperto perché molte volte avete chiamato, magari vi siete relazionati con l'ufficio di gabinetto e avete trovato lui e non. Quindi diciamo che siamo fungibili, ecco, da questo punto di vista. Come vogliamo fare? Vabbè, sì, Francesco ovviamente vi ha accompagnato, anzi io lo ringrazio perché ha fatto un lavoro che l'ho fatto anche in questore, mi associo perché. Presentazione del nuovo portavoce, dunque poi lo cercheremo di portare anche ai nostri microfoni. Continuando invece con il nostro telegiornale, ci occupiamo di un nuovo grande appuntamento che interesserà la città di Udine in particolare nelle prossime settimane. È in Prosit con decine di chef stellati da tutto il mondo pronti a venire a cucinare nelle tavole dei ristoranti friulani. Direttore Tognoni, le caratteristiche principali di questa 24ª edizione di En Prosit? Beh, innanzitutto essere arrivati alla 24ª edizione, che mi sembra già un bel traguardo, un'edizione straordinaria, nei numeri e nei contenuti. Sono 103 chef da tutto il mondo,
che fanno oltre 60 cene, tutte a 4 mani, 6 mani, 8 mani, e con un intreccio quindi di culture, di ristorazione e di esperienza gastronomica internazionale, mondiale, mai vista prima. E sono 160 gli eventi in tutto, oltre alle cene, che sono appunto una sessantina, poi ci sono degustazioni, laboratori, incontri. Abbiamo 50 giornalisti accreditati da tutto il mondo e diciamo che a oggi, fortunatamente, possiamo dire che oltre il 50% delle cene sono già sold out. Gli incontri si terranno tra il 18 e il 22 ottobre nel territorio di Udine e provincia. Sì, il 18 facciamo in realtà un'anteprima a Trieste, dove abbiamo gli chef italiani diciamo legati alla 50 Best, quasi tutti gli chef italiani appunto premiati dalla guida della 50 Best, che fanno una cena esclusiva per la stampa estera. Presente alla conferenza stampa anche l'assessore regionale al turismo Sergio Emilio Bini, l'occasione per fare un punto aggiornato della situazione rispetto alle presenze turistiche di questa estate, non solo lungo le coste friulane ma nell'intera regione. Assessore Bini, questa presentazione della 24esima edizione di Improvisi è anche un'occasione per chiedere un po' un primissimo bilancio rispetto alla stagione turistica in montagna ma anche balneare. Ma devo dire, la prossima settimana noi presenteremo in conferenza stampa i dati. Quello che posso preannunciare è che è stata comunque una stagione positiva per il Friuli Venezia Giulia, un po' tutto, montagna, mare, tutto. Quindi c'è molta soddisfazione da parte nostra. Si vede che le politiche che abbiamo messo in atto di promozione sono state recepite in maniera positiva. Eventi come quello di oggi, che presenteremo oggi in Prosit, ma la Barcolana di domenica, ma Friuli Doc, Gusti di Frontiera, Pordenone Legge, sono tutti grandi eventi che aiutano la nostra regione ad essere sempre più attrattiva. Poi si guarderà all'inverno, la stagione sciistica, ma per questo autunno quali sono le principali strategie? Ma quello che noi stiamo cercando di fare è di allargare il più possibile la destagionalizzare, si dice, no? E per ottenere dei risultati positivi di essere fortunato col tempo, e quest'anno ci siamo, e poi riempire con tutta una serie di eventi, Barcolana in primis, che ci aiutano in tal senso. Abbiamo davvero a Trieste in questi giorni dei sold out importanti su tutte le strutture ricettive, ma non solo, poi ci stiamo anche preparando per Go 2025, anche lì si sta lavorando. Ha parlato Bini di Barcolana e manca sempre meno alla grande regata in programma domenica a Trieste. Stamattina nella sede della Barcolana Sea Summit si è parlato anche di sicurezza per la gestione delle centinaia di migliaia di persone che parteciperanno all'evento con la collaborazione delle forze dell'ordine, polizia, carabinieri, polizia locale, guardia di finanza, capitaneria di porto, guardia costiera, per gestire al meglio questo evento che, come detto, richiamerà tantissime persone sulle rive e non solo, per una regata che nei numeri ha già visto oltre 1900 imbarcazioni iscritte. In testa al presidente della società velica di Barcola e Grignano, Mitia Gialuz, che sta gestendo la manifestazione assieme al comitato organizzatore con la collaborazione della regione e anche di Promo Turismo FVG. Continueremo a seguire anche nei prossimi giorni tutti questi eventi di accompagnamento verso appunto la sfida in mare nel Golfo dell'Alto Adriatico. Continuiamo con altre iniziative che vedono protagonista la nostra regione. C'è stata la presentazione del concorso a premi per le scuole Viva Marga, promosso dall'organizzazione di volontariato culturale Radici e Futuro dell'Università della Terza Età di Trieste, assieme alle realtà delle comunità scientifiche esontine, dedicato a Margherita Hack. La seconda edizione di un premio che è diventato internazionale, che è aperto alle scuole di molti paesi d'Europa, oltre che ad altre scuole del territorio italiano, vedi quelle del Comune di Firenze dove Margherita Hack è nata.
È un concorso che nasce dal basso, dalla volontà di numerose associazioni che si sono riunite attorno al nome di Margherita Hack, ma anche a tutta la comunità scientifica, proprio nella coscienza che è sviluppare tutti i talenti, sia quelli scientifici, sia quelli umanistici dei giovani, sia l'obiettivo che la scuola ha. La partecipazione della scuola è la scelta di individuare in Margherita Hack la figura attorno alla quale costruire questo premio e questo percorso per i ragazzi, credo sia l'intuizione importante che può dare voce e può dare peso sempre maggiore anche alla comunità scientifica triestina. Dai giovani agli anziani, presentato in municipio Udine a Palazzo d'Aronco, invece un evento dedicato proprio ai nostri nonni. Intanto vi aspettiamo in piazza Matteotti domenica 8 dalle 10 alle 18 a fare un banalissimo controllo dell'udito. Dico banale perché è veramente semplice: si entra in una tenda, si fa un controllo che dura 5 minuti, un test non invasivo con medici dell'ospedale di Latisana e di Udine, con i tecnici audioprotesisti della Maico, ovviamente all'interno di Udito Italia, e con 5 minuti si capisce se approfondire o meno il test all'interno delle strutture ospedaliere. Partiamo dai nonni, ma non solo i nonni, perché il disturbo uditivo ormai è purtroppo a portata anche dei ragazzi. Quindi io invito tutti, non costa niente, una passeggiata e un test audiometrico. Il nostro ruolo in questa splendida iniziativa è quella di valutare, consigliare e testare, per quanto riguarda l'udito, gli utenti, i partecipanti che vorranno aderire all'iniziativa, che si svolgerà domenica 8 ottobre dalle 10 alle 18 in piazza Matteotti, e durante l'attività domenicale, una passeggiata, un passaggio in città. Si tratta di test non invasivi, di un colloquio informale che però possono servire per indirizzare gli utenti che vorranno sottoporsi a questa valutazione, se necessario, a un approfondimento diagnostico per quanto riguarda l'udito. Noi siamo partner tecnici sia in Veneto sia in Friuli e forniamo, oltre che gli audioprotesisti, la strumentazione necessaria per eseguire la prova dell'udito con ringraziando con la collaborazione dei vari otorini degli ospedali che decidono di partecipare e di prendere parte a questa importante iniziativa. Ed ora è tempo di aprire la pagina sportiva, giornata di vigilia per l'Udinese che domani pomeriggio scenderà in campo al Castellani di Empoli. Tra poco parlerà mister Sottil dalla sala stampa del Blue Energy Stadium il nostro Stefano Giovanpietro. Buongiorno. Eh sì, buongiorno David, buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo dalla Blue Energy Stadium Press Room, dove fra poco arriveranno tutti i colleghi delle TV, della carta stampata e Mr. Sottil per analizzare quella che sarà la gara che aprirà l'ottavo turno Empoli-Udinese, una gara sicuramente molto delicata che seguiremo da vicino, cercheremo di capire quali sono le ultime possibili novità di formazione, anche se sappiamo che il mister non si sbilancia mai in tal senso. Sarà tra l'altro oggi leggermente anticipata, inizio 12.45, alle 12.40 saremo live ancora qui subito dopo il TG, quindi vi consigliamo di rimanere qui. Un ottavo turno che tra l'altro sarà l'ultimo prima della seconda sosta del campionato per le nazionali, che si aprirà proprio con Empoli-Udinese nella giornata di venerdì. Si giocherà anche Lecce-Sassuolo, poi tutto il resto del programma che prevede comunque delle partite molto interessanti, c'è Juventus-Torino, il derby sabato, così come Genoa-Milan, altra partita tutta da seguire, e Lazio-Atalanta, Cagliari-Roma, Napoli-Fiorentina sono le partite un po' più in vista della domenica che avremo modo di analizzare più da vicino dopo aver visto quale sarà il risultato dell'Udinese. Una sfida, purtroppo, lo dice il momento, di bassa classifica, perché l'Udinese è a 4 punti in graduatoria, con l'Empoli a 3, che è una delle tre squadre che sono dietro l'Udinese. C'è voglia per questo di fare il colpo grosso, di provare a centrare quei 3 punti che darebbero slancio anche un po' a quella che è finora la stagione bianconera, perché no, magari puntando ancora su Lorenzo Lucca, che si è sbloccato nella partita casalinga contro il Genoa e che è pronto a fare il bis. Abbiamo parlato di lui, tra l'altro, di una preconvocazione con la nazionale azzurra che vuole tramutarsi, perché no, in convocazione, un sogno al momento per il classe 2000, ma
non c'è da porre limiti a questi sogni, anzi chissà, magari un gol al Castellani potrebbe agevolarlo. Prima di parlare di tutto questo facciamo un semplice punto in casa bianconera prima di entrare nello specifico delle probabili formazioni, quindi il servizio curato da Alessandro Sursa sul momento dell'Udinese in vista della trasferta di domani a Empoli. La gara con l'Empoli si avvicina e in caso Udinese ovviamente la tensione aumenta, ma deve essere una tensione positiva, quell'adrenalina che ti fa mettere in campo al 100%, non la tensione psicologica che ti blocca le gambe e non ti fa stare sereno. È questo il problema principale visto contro il Genoa, dove la squadra è realmente apparsa un po' bloccata. Negli ultimi giorni si sono sprecate le considerazioni. Qualcuno vuole mettere da parte i senatori, qualcuno punta il dito contro il modulo, altri sugli infortuni. Bisogna però unirsi e stare compatti e concentrati senza farsi distrarre dalle voci. Mister Sottil lo farà di sicuro, ma poi è ovvio che qualche ragionamento lo dovrà fare anche lui per cercare di ottenere il primo successo stagionale. E il primo di questi ragionamenti riguarda la difesa, laddove Cabasele ormai si sta allenando con la squadra ed è recuperato e lui stesso si è dichiarato arruolabile al 100% al Castellani. E allora è possibile, dopo quello che si è visto negli ultimi allenamenti, se non anche probabile, che torni lui dall'inizio con Biol e Perez al posto di Christensen. In mezzo poi mancherà lo squalificato Lovric e allora appare quasi scontato che a Wallace venga concessa un'altra chance con Pereira e Samardzic ai suoi lati e Pajero pronto a subentrare a gara in corso. Sugli esterni ci saranno Ebosele e Zemura che è in vantaggio su Camara, mentre davanti Lucca appare inamovibile. Il ballottaggio in realtà è per chi lo affiancherà, Success o Toven. Stavolta il duello dovrebbe vincerlo il francese, che potrebbe quindi partire titolare. Nella giornata di giovedì poi l'Udinese svolgerà la rifinitura con tanto di annessa conferenza stampa. Soltanto da lì in poi Sottil inizierà realmente a capire chi schierare dal primo minuto venerdì. E siamo proprio nel pieno della rifinitura dell'Udinese, che sta comunque per terminare adesso sui campi sportivi del centro di Nobruseschi, dove Sottil finirà di preparare proprio come si conviene nell'ultima seduta di allenamento, appunto detta di rifinitura, a studiare le ultime cose sull'Empoli, una squadra che poi sentiremo anche l'approfondimento dedicato, ha cambiato inevitabilmente quando è arrivato Andrea Zoli dopo la partenza totalmente ad handicap di Paolo Zanetti, l'esonero inevitabile, forse accelerato anche da quel 7-0 di Roma, anzi togliamo il forse, sicuramente la debacle dell'Olimpico è stata determinante nella scelta del presidente Corsi. È arrivato Andrea Zoli, che comunque è tornato a quelli che sono le sue certezze anche dal punto di vista tattico, quel 1-2 che ha subito riportato in auge Baldanzi in gol nell'unica vittoria finora dell'Empoli, 1-0 contro la Salernitana. Un Empoli che però ha più di qualche dubbio, e vediamo quelle che sono le probabili formazioni che andiamo a ipotizzare, partendo dalla squadra toscana, dalla squadra padrona di casa, che in porta avrà Berisha. Non dimentichiamo che ha infortunato il portiere Caprile e proprio per questo è stato ingaggiato Berisha, che sta facendo comunque bene in questo momento. Ci sarà una novità a sinistra, dove dovrebbe giocare Bastoni, perché dopo essersi fermato l'ex Pezzella si è fermato anche Cacace e quindi giocherà l'ex Spezia. In mezzo alla difesa ballottaggio Ismaili Valukiewicz, con questo il primo Ismaili favorito per affiancare Luperto, a destra è Buei, a centrocampo anche c'è sostanziale abbondanza, dovrebbe giocare Marin così come Malè e Fazzini in leggero vantaggio su Ranocchia, come dicevamo Baldanzi inamovibile alle spalle di due attaccanti. Sicuro del posto pare essere Cambiaghi. Caputo è rientrato dall'infortunio, non ha fatto benissimo ma nemmeno troppo male contro il Bologna, c'è il giovane Spendi che scalpi dalle sue spalle, lo conosciamo bene perché qui tra l'altro nello stadio bianconero fu protagonista nella Supercoppa di Primavera 2 di un paio di stagioni fa, però dovrebbe giocare l'esperto Caputo. Udinese che anche non ha grande abbondanza soprattutto in difesa e in attacco, ma tornano le scelte da parte di Sottil, che in porta schiererà comunque Silvestri, una difesa in cui diamo leggermente avvantaggiato Cabasele su Christensen, possono giocare entrambi, magari poi chiederemo al mister se l'ipotesi João Ferreira a braccetto è percorribile dal primo minuto, probabilmente no, quindi si andrà con ogni probabilità a rilanciare Cabasele dal primo minuto. E Bosele invece confermatissimo a destra, a sinistra rimane il ballottaggio aperto tra Camara e Zemura, Wallace anche verrà confermato in cabina di regia con Samardzic, sicuro titolare
a salvo ulteriori contrattempi, come ci aveva descritto settimana scorsa mister Sottil, e vedremo se ci sarà l'azzardo Pereira o se più, insomma, un po' una scelta anche attenta agli equilibri, se giocherà Pagero con Pereira pronto a dire la sua a gara in corso. Davanti si parlava di ballottaggio, diciamo che vediamo leggermente avanti Toven per affiancare Lucca, che pare veramente l'unico giocatore inamovibile lì davanti. Questo è il punto sulle formazioni che abbiamo visto anche in grafica. Vi avevamo promesso un focus dedicato all'Empoli, quindi andiamo ad approfondirlo nel prossimo servizio. Definirla sfida delicata è alquanto riduttivo. Il match in programma tra Empoli e Udinese è quanto di più vicino a ciò che si definisce uno scontro da dentro o fuori. Al termine dei 90 minuti del Castellani, ultima gara tra l'altro prima della sosta, si potrà tirare una linea e fare un primo bilancio di questo inizio di stagione delle Zebrette. Sia chiaro, anche nell'ipotesi di un KO ci sarebbe tutto il tempo per recuperare i punti persi, però è sotto gli occhi di tutti che la vittoria inizia a mancare da troppo tempo e il desiderio di ottenerla rischia di trasformarsi in ossessione. L'avversario di turno è, esattamente come i bianconeri, in grande difficoltà, però non è assolutamente da sottovalutare. Zanetti è stato il primo allenatore esonerato nel campionato in corso dopo una super salvezza ottenuta la passata annata. Al suo posto è tornato a sedersi sulla panchina dei toscani Aurelio Andreazzoli e il suo nuovo esordio ha subito centrato il primo successo stagionale battendo in casa la Salernitana grazie al decisivo gol di Baldanzi. Un successo che non è stato replicato poi nello scorso weekend con Cambiaghi e soci che sono stati battuti per 3-0 dal Bologna. KO che è sintomo di una squadra che sì è in crescita ma che non è ancora guarita. Andreazzoli ha riportato i suoi giocatori nei ruoli naturali tornando al tanto amato 4-3-1-2 che è da sempre un suo marchio di fabbrica. Abbandonata quindi la strada eccessiva del 4-2-3-1, l'Empoli ha ritrovato così le proprie certezze e lotterà senz'altro fino alla fine per salvarsi. Ma resta comunque il peggior attacco della Serie A con un solo gol segnato e soprattutto la peggior difesa con 16 reti subite. Avversario storicamente ostico, in particolare in Toscana, ma avversario da affrontare a testa alta. Occhio ai giovanotti, soprattutto alla velocità del tridente offensivo Baldanzi, Cambiaghi e Cancellieri, senza dimenticare l'eterno Ciccio Caputo. Il quadro l'abbiamo fatto in casa bianconera, in casa azzurra per questo Empoli Udinese, gara che si giocherà domani al Castellani alle 18.30 e che seguiremo con i soliti approfondimenti con la lunga puntata consueta di studio e stadio. Detto ciò però poi il fine settimana prosegue e daremo tanto spazio come di consueto alle giovanili bianconere che iniziano il loro percorso con la partita più attesa, quella del campionato Primavera 2 tra Udinese e Como, dove la squadra di Bubnić vuole dare continuità a una settimana davvero proficua con 3 vittorie su altrettanti tentativi tra campionato e coppa, quindi c'è voglia di cementare questa buona classifica che si sta costruendo la squadra bianconera. Ne abbiamo parlato insieme al difensore, tra l'altro spesso nel giro della prima squadra, Nwachukwu, che ha detto la sua a riguardo su questa delicata partita che si giocherà sabato. E con questa ci salutiamo, però come vi ho detto prima rimanete lì perché tempo una decina di minuti e saremo nuovamente collegati dalla sala stampa per la conferenza stampa di Sottil, ma adesso sentiamo Nwachukwu. Dopo la prima partita in cui secondo me dovevamo ancora conoscerci meglio tutti, conoscere ancora bene il campionato, e abbiamo fatto dei miglioramenti soprattutto dal punto di vista mentale, siamo migliorati come gruppo, come squadra, e queste 3 vittorie di fila consecutive ci aiuteranno a continuare a portare avanti questa striscia positiva, no? E sì, continuare a lavorare ogni giorno per poter puntare all'obiettivo un po' più a lungo termine, che è vincere più partite possibili e se si può magari vincere il campionato, perché no? Dopo la prima partita il mister è stato molto duro e sull'atteggiamento della squadra, che non è stato ottimale. Abbiamo visto anche un video
su degli aspetti non tanto tecnici ma proprio dal punto di vista caratteriale che la squadra poteva migliorare e da lì penso i ragazzi e anch'io abbiamo fatto un passo avanti e quindi sì, questo è stato un frutto che ci ha potuto portare a vincere queste tre partite di fila e sperare di vincere anche sabato la quarta. Hai detto bene, arriva al Como, l'obiettivo è continuare in questa striscia positiva, che partita ti aspetti? Il Como penso sia una squadra abbastanza forte, non l'ho vista personalmente, ma tutte le partite in questi campionati sono toste, da non sottovalutare, e quindi sicuramente la prestazione non dovrà mancare e neanche i tre punti, perché sono abbastanza importanti per noi, vogliamo continuare a portare avanti questa striscia positiva. Siamo in chiusura, vi ricordiamo i prossimi appuntamenti con l'informazione, torneremo live alle 16 e poi alle 19 con i nostri notiziari, ma come detto l'appuntamento tra poco con la conferenza stampa di Mister Sottil in prima serata, invece stasera come ogni giovedì dopo le pillole di Fair Play ritorna l'agenda di Alberto Terasso, ci occuperemo di migranti, l'allarme dei minori, la povertà, il banco alimentare che vince, alle 19.45 anche puntata dedicata alla Camera di Commercio di Pordenone Udine con App Economia in TV. Grazie per averci seguito, buona giornata.